un problema, sappia una cosa a capo. Vai. Non posso fare gli arresti. Non sto a fare il mio percorso per dire io faccio musica, comunque ho un contratto di lavoro e cose. Che ne so, fa delle lezioni su che ne so, come ti fanno in critte, come. Che ne so, tutte fratelli, Amir, Amir, so 100 anni che fa queste cose, fratelli. Ma un sacco d'altra gente si fa malista di chi aspetta, però erano altri tempi, Cioè, era molto certo. Non era così seguito. Fidate che c'è un altro risultato. Sono cambiati i tempi quando c'è. Tante cose sono state provate a fare passare. Oggi con i telefonini, non hai capito? Cioè, è un altro mondo, c'ha ragione, eh. Oggi bello, è diverso. Bello. Mi hanno impressionato, ragazzi, mi hanno impressionato. Bello. Noi lo sai che cosa avevo? Noi c'è per trauma di tante cose che ci hanno messo l'anima, i soldi, il tempo, le energie e non sono riuscite. E quindi nel cervello, pensi che quelle cose si possono fare, però magari se potevano fare prima, capito? Ma invece i tempi sono cambiati, come quelli, capito, che ne so, che prima si potevano fare determinate cose, o se possono fare. Guarda, io pensavo che era ancora tutto più tranquillo, ma nelle borgate ancora c'è sta ancora, comunque che manca lo Stato, ci sta, si sente la povertà, si vede, e più scendi più è brutta, fidate che io sono sceso nelle borgate giù nei quartieri brutti di Sicilia, Puglia, lì veramente vedi proprio che lo Stato non c'è. No, c'hanno proprio la fame vera, poracci. E lo Stato lì non c'è proprio. Sai che c'è già a prescindere lo Stato quando entra una borgata, quando te para già per loro sei merda. Pure se magari sei ragazzetto che dico sei bravo, non ha fatto niente, già gli buttano l'ansia addosso. Sì. Perché purtroppo è così. Sono malfidati e cose. È una situazione un po' del cazzo, cioè, che sappiamo un po' tutti. E se noi siamo cresciuti con l'ansia, cioè. Stiamo a scherzare cose, ma io veramente un giorno ho fatto con me stesso deve essere migliore. Il vai di fare le cose, però quello che ho visto oggi è che in mezzo a quei palazzoni poi. Magari ti puoi vedere brutti, magari ti fai un'altra volta che ti sono brutti, invece qua anche da dentro, le persone, come se di loro tramite umanità, lì che vedi la ricchezza, i palazzi diventano durati. Eccomi i palazzi pure indosso io, mi scende quello, fratello, c'ho un piatto di pasta, te, via del chilo di pasta, fratello, c'ho quello, lo sai, io lavo così, c'è poco da fare. No, però io proprio là, comunque. A TVM veramente stanno in una situazione. Lo so, fratello. Proprio un abbraccio, un po' forte, con tutti gli scali del lato. Specie sto periodo di merda che comunque si può lavorare e tanta gente purtroppo non è che c'ha lavori statali. Capirai. Tanta gente in questo periodo purtroppo sta proprio a passare la fame brutta, più brutta credo del solito. Però stava aggiornata, c'erano un sacco di ragazzi, alcuni erano figli, due, tre erano solo di uno, però tutti i ragazzi nell'aria, come se fossero tutti in una famiglia, capito? Chiaro, ma io sono cresciuto, sapendo che veramente sono tutti cuginetti mia quelli, calcola. Cioè se gli dici cane secco magari non lo sanno, se gli dice il nome mio dicono ma che è davvero? No, però questo è perché no, perché io adesso me la voglio fare, ma non là, prima che là, punto e basta, che trovo un amico, è stato quella cosa che ha fatto la pressione e basta. Un altro. Qui non è che diciamo di nessuno deve sta a fare pena, nessuno, fanno pena quelli che capisco magari tra i soldi e i figli sono fissiati, al mondo esiste di tutto, al mondo ho visto di tutto, fratello. Ma potremmo rispondere a questa? Vai. Una domanda, una cosa cattiva, però la vorrei. Vai. La vorrei dire che dicono Gallo, però fino a prima facevi il bimbo viziato, ora perché sei stato 2 ore a TBM, Tupac. Aspetta. E dicono che ti credi. Dicono che ti credi Tupac. E da quando questa relazione ci vado fino a ieri. Ma che stai visto a fare il mio percorso? Ho fatto tante di quelle cose che la maggior parte degli altri che stanno da mia, come dice Fasiano, io 50 volte più di loro, capito? Quindi non è assolutamente. Ma io sono dell'idea che anche 5 minuti ti possono cambiare la vita. E poi tipo, io poi non è che nego le cose, io vengo da una famiglia normale, agiata, normale. Come ne stai? Non sono mai stato ricco. Vabbè, mica ti fa là, Ma mica poi da, però quello dalla banda della Magliana era ricco, è sempre andato nel borgato, sempre.
ormai sono sempre stato con tutti, dal più ignorante a dal più dappertutto sono stato. Ah, frate, io auguro a ogni ragazzino di nascere ricco. Nen di fede. Raga, ognuno c'ha i propri disagi, non c'entra ricchezza. No, però non c'entra niente, non è che ieri stava, l'imposizione di questo, magari manco me conosce, che cazzo. Sì, vabbè, ma a parte l'opinione di chi? Cioè, non ci ha messo né faccia né niente, così è il pensiero di nessuno, per carità. Però non è vero, cioè... Non sto messaggio perché non è così. Però sfatavo pure... Perché stavo cazzo alle persone nei borgati, via, che manco ci andavo, non ci faceva andare. Allora io ti dico che nei borgate manco io ne frega un cazzo. Nei borgate manco io ne frega un cazzo da musica nostra, proprio in generale. Cioè nei borgate si sentono ancora Dino D'Angelo. Ma che senti che i ragazzini si ascoltano le cose che stanno avanti? Vabbè, ragazzini piccoli piccoli sì, io ti dico quelli grossi. Certo. No, no, la situazione sta cambiando. Però si sentono pure Dino D'Angelo, fidati. Ecco. Il pezzo di Gala che era un Dino D'Angelo, parlo. So, a me non mi interessa. Non mi interessa. Però te ti ricordi, mister? Io mi ricordo un ragazzo che mo, uno che conoscevate voi, che mi pare che si è suicidato. Sì. Era ricco lui, mi ricordo, no? Sì. E tipo la sorella stava con un amico nostro, una storia sì. Ma chi era? Un ragazzetto boh che io non conoscevo il neanche. Il schelletto Corello tutto d'embotto dal sesto piano si è tirato di sotto. Si è tirato di sotto e questo era ricco, dice comunque la famiglia. Cioè, non è che, io ho capito, non è che cioè, se c'hai il malessere dentro ce l'hai pure se sei ricco, povero. Cioè, io magari ho vissuto che soffio unico, non ho fratelli, in mezzo a tutte le famiglie che erano 10 fratelli, soffrivo quello. E invece beh, certo, non... manca la sassa, la mia vita, ho cresciuto con mia madre che mi ha insegnato l'umiltà vera, perché mia madre viene dalla situazione. Che è, te lo giuro che è peggio di Torbella, perché nel Salvador non so se lo conosci. Vabbè, è chiaro, quelle là ci saranno poi posti più ricchi, posti meno. Dopo 2 anni mi metto a raccontare cose perché magari sono troppo private, ma dopo chiaro, mi chiaro. Le cose che mi dice quando mi dice raccontare di per lei, è l'unica persona che mi fa scendere qualche lacrima. Sì, certo, non mettiamo a tirarsi in mezzo storie brutte, perché sennò quando sto a gara, dico, capirai. No, non è che ci dobbiamo stare a piangere, capito? Qui non è che ognuno ha le sue storie, capito? Perché... No, ma sai che mi hanno detto un paio di cose, voglio dire un paio di cose perché io leggo i commenti, no? Capito? E mi hanno detto un paio di cose che sono mega interessanti. No, no, l'ho letti su una cosa che ho pubblicato sul canale YouTube la diretta dell'altra volta, no? Allora, uno è questo, una riflessione che ha fatto un ragazzo, ditemi voi. Questo dice, allora, io vedi che esperienza mia, io sono un bravo ragazzo, dice, no? Cioè vado all'università, proprio porto occhiali così. Una volta mi sono ritrovato in una macchina che un amico mio portava una cosa illegale. Infatti quando poi sono sceso, mi sono pure incazzato, gli ho detto, oh, ma che fate così? Dice, ma quindi adesso mi posso vantare di essere gangsta, che sono stato in macchina a fare sta cosa? Cioè, cercavate di capire, dice, cioè, qual è il limite in cui ti puoi vantare le cose che ti sono successe oppure no? Dice, conosco uno che conosce uno che è stato carcerato, posso dirla sta cosa? Posso dire che è un amico mio, posso dire che è un fratello, cioè effettivamente se andiamo a vedere la credibilità proprio al pelo così, è come diceva Gesù Cristo, no? Chi non ci ha peccato scaglia la prima pietra, pure quello veramente, non è che uno se vuole raccontare le cose, no? Come pure finirmi che fai, non è che devi stare proprio, era una bella riflessione secondo me. Ma lui era una domanda o che cosa quella che lui ti ha fatto? Il ragazzo ha detto la sua esperienza e l'ha messa come domanda. Un po' ironica, no? Un po' come domanda a provocazione. Vabbè, era molto ironica, anche perché voglio dire, con due esperienze del genere, dove vai? Cioè, ecco che ho capito, però magari con l'esperienza più, dice, allora mettiamola che dici, io una volta mi sono trovato che un amico mio mi ha detto, come fai sto favore? Sapevo che era un favore illegale e gliel'ho fatto. Devo raccontare una canzone. Magari è il tono in cui lo racconti, dici. Però io penso pure un'altra cosa, no? Ho pensato, cambiamo argomento, alle tette. Ok, io mo per ditte, no? Sinceramente non mi sono mai mancata la ragazza, ho sempre avuto, sempre stato fidanzato, periodi te lasci, stai un po' preso a male, poi conosci una ragazza nuova. Non mi hai fatti i testi tipo, oh, una capita la fregna. Io penso che uno che fa il testo sulla fregna, pure perché è la prima volta che la vede e te fomenti così. Cioè io nelle canzoni, quando sto fomentato su qualcosa che è la prima volta che mi succede. Non è che ti faccio il pezzo, capito? Oh, sto a quartiere. Vabbè, non è detto, Poi dipende, però, perché... Dipende. Poi c'è... Oh, taiga, bro, taiga, lui è...
l'arte non ha prezzo, cioè, intanto tu puoi fare un quadro e non c'è nessuno, che me costa 500.000 euro. Sì, ma stavi a te, Manny, che dicevi, Manny? Io dicevo che c'è tipo Taiga che sono 10 anni che fa canzoni dove parla di più che basta. No, ma poi c'è Gianfranco che dice: Elvis, chiedi per cortesia che modello vorrebbero passare a questi ragazzi tramite la musica, sfoggiare le firme, le catene e i soldi. I soldi, vuoi dire esaltare felicità e fittizia? Che valori vorresti passare ai ragazzi e di che strumenti parli? Io penso che sta domanda è una domanda un